Il passaparola a tutti i cittadini di non abbassare la guardia, di continuare ad utilizzare quelle minime, quelle cautele minime affinché non accada qualcosa di irreparabile. C'è stato un caso a Monteparano, comunque non ci sono problemi, mi sono sentito anche con il sindaco di Monteparano, parliamo di una persona che non sta a Monteparano, che comunque i familiari a giorni dovrebbero essere sottoposti sono tutti in quarantena, poi devono fargli il tampone. Quindi non appena poi uscirà il tampone avremo contezza di che cosa è accaduto. Quindi dicevo massima attenzione nel rispettare le norme, perché il problema è dietro l'angolo. Volevo rendere partecipe il Consiglio Comunale, ma l'intera cittadinanza, per quanto riguarda, come ho detto l'altra volta, l'utilizzo delle telecamere per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti. Sta posizionata una in un posto da una settimana. Ad oggi, fortunatamente, non ha rilevato nessun abbandono di rifiuti. La lasciamo un'altra settimana dove sta, poi la cambiamo di posto. L'altra cosa importante è cominciata, come sapete, la pulizia meccanizzata di quelle vie ad alto parcheggio di auto. Stiamo mettendo su tutte le auto e nelle buche delle persone il bigliettino per evitare di fare le multe, perché questo non deve essere. Noi non vogliamo vessare i cittadini, però far capire a tutti quanti che pulire le strade, no? Dobbiamo farlo perché comunque paghiamo un servizio e vanno pulite. L'altra cosa, i centri estivi che stiamo facendo, stiamo riscuotendo, credo l'avete visto anche voi, un buon numero di ragazzi, quindi una iniziativa che sta funzionando. Naturalmente, ripeto a dire ancora, stiamo attenti perché non sappiamo che cosa accadrà. Stiamo lavorando, come ho detto anche in assemblea, per quanto riguarda la scuola. Abbiamo delle indicazioni, non abbiamo ancora delle linee guida precise, abbiamo delle indicazioni che stiamo mettendo in campo nell'acquisto di banchi soprattutto. C'è stata da parte del Ministero una comunicazione a tutte le scuole d'Italia dove devono indicare tutti i banchi doppi, quindi il Ministero provvederà ad acquistare, tipo nel caso nostro, sicuramente la scuola elementare. Noi avevamo già messo in programmazione l'acquisto di tutti i banchi singoli per la scuola media e lo stiamo facendo, sia per quanto riguarda i banchi che per quanto riguarda le sedie. Abbiamo un piccolo dubbio, dobbiamo sentire la Regione, vediamo sentire se riusciamo a interloquire con il Ministero proprio, per vedere i bambini della scuola materna, perché là il fatto che le mascherine si usano per i bambini superiori a 6 anni ci fa pensare qualcosa, però ripeto, non abbiamo ancora le idee chiare, non noi, ma nessuno, per quanto riguarda i bambini piccoli, perché capite bene che è impossibile dire a un bambino di 3-4 anni non ti muovere di là, non ti avvicinare, quindi stiamo ragionando sulla scuola materna, altrimenti vediamo di acquistare anche quei banchi. In base a quello che ha detto, proprio per sensibilizzare contro il Covid per chi è ancora presente, praticamente è stato dato l'agevolazione agli esercizi pubblici di espandersi, solo che di chiudere anche la strada, ma io ho notato che in alcune sere, per esempio sabato sera c'era proprio c'era tanta gente, un affollamento proprio, pertanto credo che siccome si inizia a vociferare Monteparano vicino alle paesi e Faggiano è stato quello invidiato, no, per questo non vorrei che poi tutto questo veniamo anche noi colpiti solo perché c'è irresponsabilità, pertanto un po' di sorveglianza in più, altrimenti non si danno più gli spazi, scusatemi, è inutile che se diamo gli spazi e non siamo responsabili vuol dire che non ce lo meritiamo. Poi per quanto riguarda invece
I centri estivi, sì, benissimo, anzi mi complimento. Gli anziani quest'anno non hanno avuto niente, pertanto per quello che c'è, non, ma non si può pensare almeno di fare una serata con i distanziamenti, giusto per fare qualcosa anche per loro, visto che anche loro, come i bambini, sono stati quelli più penalizzati da questa situazione. E poi per quanto riguarda la scuola, vabbè, i banchi, il governo ancora oggi non sa che tipo di banchi usare, se quelli con i sediolini già inglobati, solo che quelli poi fanno male alla schiena, non sono adatti per la scuola media, cioè chissà se li avremo manco a novembre i banchi. Invece la scuola materna di Faggiano, la scuola materna come dovrà dividersi? Ma per la scuola elementare i lavori quando sono previsti la conclusione? Allora, per quanto riguarda gli anziani, proprio stamattina stavo parlando con l'assessore per vedere di organizzare una serata danzante, sempre con la preoccupazione, perché se noi organizziamo qualcosa, siamo responsabili di qualsiasi cosa. Quindi, siccome sapete, io mi prendo tanta responsabilità, ma in questo caso, siccome sono molto preoccupato, ho paura a organizzare qualsiasi cosa, perché con l'assessore stiamo vedendo sia per quanto riguarda le persone diversamente abili che per gli anziani. Diciamo, Piero, vediamo di fare qualcosa, però abbiamo paura, quindi... Sempre marito e moglie di solito, in questi paesi non danzano, dunque sono congiunti, possono farlo. No. Sì, vabbè, in piazza più sì, guardando la fragilità però della persona è più complicato. Cioè qualunque serata, che non deve essere per forza il ballo, anche musica e cose. Sì, un tea time. Per far capire anche stiamo loro. Vedendo. Sì, vabbè. Un tea time magari, Angela, un tea time, dico, alle 5, 5 e mezza. Senti, qualunque cosa pur di farli sì, no, uscire, no, no, ma a parte di far capire anche a loro che sì, dobbiamo preoccuparci, ma stemperare un pochettino la tensione. L'affollamento del bar, sapete, i vigili stanno uscendo 2-3 serate a settimana fino a mezzanotte inoltrata per cercare di far capire che no, sì, tutto quello che vogliamo, però bisogna rispettare le regole. Sta succedendo una cosa, forse è stato il Covid che ci ha fatto capire che cosa significa stare chiusi in casa. Cioè, come posso spiegarvelo? Immaginate un cane sempre rinchiuso in una gabbia e poi no, lo sciogli. Cioè, ho avuto questa sensazione di vedere è così. La preoccupazione è ancora a ottobre, no? Sai, si parla tantissimo, chiudono, richiudono, quindi c'è questo come, no, partiamo tutti. Per quanto riguarda la scuola materna, noi abbiamo fatto l'incontro l'altro giorno con la dirigenza scolastica e con i responsabili l'RSPP. Abbiamo fatto alcune considerazioni, che restano delle considerazioni e delle idee in questo momento, di fare 2 classi nella scuola materna e 2 classi presso l'asilo parrocchiale, una nell'androne e una in una classe. Però ripeto, queste sono idee. Siccome per quanto riguarda la scuola materna non ci sono delle linee chiare come stanno per la scuola media e la scuola elementare, per quanto riguarda i bambini, per adesso ci siamo messi al sicuro che possiamo, la dirigenza scolastica dividerà i bambini in base ai metri quadri delle classi, sai, una stanza di 25 metri quadri, ci possono stare 15 bambini. L'androne che è 50 metri quadri, possiamo mettere 25. Lei sta facendo questo tipo di calcolo. Quindi siamo addivenuti a questo. Per quanto riguarda la scuola elementare, il problema adesso è quello della task force che dovrebbe venire a Faggiano e fare il giro in tutte le scuole che hanno fatto questo tipo di lavoro, perché voglio ricordarlo, là noi avevamo avuto un finanziamento per la ristrutturazione della scuola, per farla più bella. Ad un certo punto poi il terremoto che è accaduto nelle Marche, se non ricordo male, ha fatto sì che il governo facesse una nota a tutti i comuni che fruitori di finanziamento per le scuole di fare l'efficientamento sismico. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo finito l'efficientamento sismico, dobbiamo adesso iniziare i lavori che dovevamo fare a monte, le 680.000 euro. C'è questa task force che ha messo la regione,
che sta facendo il giro per venire a verificare il tutto. Quindi io sono stato a Bari insieme all'assessore Vergine, abbiamo più volte telefonato e mandato messaggi al dirigente per cercare di accelerare, visto anche le problematiche delle classi, che noi grazie a Dio non ci abbiamo, perché abbiamo trovato altre aule nel plesso della scuola Skanderbeg, quindi con le aule in più i bambini stanno a posto. Diciamo che scuola media e scuola elementare stiamo benissimo, non c'è nessun problema, però avere l'altra scuola, voglio dire, no? Credo che sia, ce l'abbiamo, non so, un attimo, se poi dopo aggiungo qualche altra cosa. Più avevi chiesto? Niente più. Vai Alfredo. Vai Alfredo. No, tra l'altro quest'anno con anche lì in regione con quota 100 sono cambiati tutti i dirigenti, quindi se già prima avevamo difficoltà con i dirigenti che erano del settore e avevano studiato tutta la pratica, i rallentamenti sono dovuti soprattutto a questo, perché chi si insedia logicamente deve prima capire la pratica prima di portarla avanti. Quindi c'è stato anche questo rallentamento ad aggiungersi. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali, sedute precedenti. Ci sono novità, problemi? Votiamoci. Unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno, regolamento applicativo del piano casa, approvazione. Assessore Vergine. Sì, quello che andiamo ad approvare oggi è appunto il regolamento applicativo del piano casa, secondo la legge regionale del 2009, la legge regionale 14, che consente alle abitazioni, ai cittadini, scusate, di apportare degli ampliamenti alle loro abitazioni. Logicamente ci sono una serie di prescrizioni dove non si può utilizzare. Vorrei ringraziare l'ufficio tecnico e anche l'ex tecnico comunale Pino Blasi che ci ha dato una mano. Proprio parlando con lui, questo regolamento non l'abbiamo adottato negli anni precedenti, perché comunque non c'era stata una richiesta di applicare questa legge regionale. Oggi abbiamo ritenuto di approvare questo regolamento in funzione del decreto Cura Italia, che come ben sappiamo prevederà degli incentivi forse mai visti per il restauro delle nostre case, e crediamo sia opportuno dare questa opportunità ai cittadini che nel restaurare casa adeguino meglio la propria abitazione alle proprie esigenze. Niente, abbiamo visto in commissione questo regolamento, logicamente, come dicevo, non può essere applicato su strutture storiche o piuttosto che in parchi e quant'altro, perché la Regione Puglia, rispetto al, perché questo fu una legge nazionale che, se non erro, era nel governo Berlusconi la propose, l'unica cosa che ha fatto la Regione Puglia è stata un po' più come? Purtroppo. L'unica cosa che ha inserito la Regione Puglia, appunto, è stata un po' più rigida per quanto riguarda il paesaggio, quindi le regole sono quelle nazionali, niente di che. Vai Angela. Già questo doveva essere recepito tempo fa, appunto, perché Berlusconi diceva che bisognava farlo, nessuno l'ha ascoltato, invece già prima potevamo... Però non aveva messo i soldi, invece mo li hanno messi. Mo hanno messo i soldi, vabbè, li avrebbe messi, anche perché noi già in passato avevamo chiesto appunto di recepirlo. Comunque, a parte questo, quello che voglio dire è che va spiegato molto bene ai cittadini cosa è questo piano casa, perché già sento è che mo che approvate dobbiamo farci la veranda, dobbiamo farci questo, tanto che io te l'ho chiesto anche, scusa, ma i balconi che si possono chiudere alla lavanderia, cioè pensano che adesso
tutti quanti potremmo portare delle migliorie alle nostre case. Ecco, quello che ci tengo è di spiegare molto bene cosa vuol, qual è questo piano casa e che comunque bisogna sempre chiedere ai tecnici e non fare di testa propria. Sì, noi dopo... qualunque cosa però non hanno recepito cosa vuol dire questo piano casa, sinceramente. Manco la volumetria, nulla. Piano casa, possiamo chiudere i balconi, fare le lavanderie, fare le cucine, pertanto va spiegato. Altrimenti logicamente noi appena lo proviamo faremo una riunione con tutti i tecnici. E ci vogliono sempre le autorizzazioni, sì, questa è la cosa logico. La cosa più importante. Come no? Ma sono tutte spiegate all'interno del piano casa, faremo inoltre... anche su tutti i nostri canali di formazione lo pubblicizzeremo come dovuto e in più ho intenzione di fare una riunione con tutti i tecnici, almeno quelli che operano nel nostro territorio per metterli a conoscenza in modo che l'informazione anche se, sia ripeto, circolare. È sempre una legge regionale, solo un come call. La maggior parte dei tecnici già sanno come funziona perché operano in altri comuni che l'hanno applicato anni addietro, quindi non la vedo tanto difficile come... Meglio certo, spiegarsi, i cittadini, bene sì, ripetere, così capiamo tutti. Ok. Passiamo alla votazione. Sì. Favorevoli. 13 favorevoli, per l'unanimità. Mediata eseguita. Come sopra. Quarto punto all'ordine del giorno. Sdemanializzazione e alienazione di reliquato stradale, strada comunale Aia. Alfredo. Sì, questa sdemanializzazione e alienazione di questo reliquio stradale in contrada Aia è un reliquio stradale che risale non so a quanti anni, forse anche secoli, che era di proprietà del demanio comunale, infatti ad oggi è già costruita sopra la casa, quasi tutti gli appezzamenti circostanti sono già stati desbanializzati. L'unico che ci è rimasto è questo qui, che è del signor La Cava Giuseppe di proprietà, per intenderci dove insiste il forno La Cava oggi. Niente, si tratta solo di un atto. No, va bene, appunto è un atto dovuto, non è che possiamo... Passiamo alla votazione. Favorevoli 10. No, 13. No. 13. 13. Una vita anche qui. Immediata esecutività. Punto numero 5 all'ordine del giorno. Procedura di gara per l'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un forno crematorio. Sì. Project Financing. Vergine. Sì, oggi andiamo ad approvare il progetto definitivo che avevamo già approvato in giunta. C'è stata appunto questa gara per l'affidamento del forno crematorio e di una costruzione di un nuovo colombario comunale. La gara si è svolta, si è conclusa non da forse un mese e mezzo. Oggi quello che andiamo ad approvare in il progetto definitivo è soprattutto riguardante l'adozione di varianti allo strumento urbanistico, in quanto l'area dove verrà costruito il forno crematorio attualmente è un'area agricola. Questa area agricola diventerà area cimiteriale perché l'area del forno crematorio deve essere per legge ricompresa all'interno dell'area cimiteriale. Quindi è solo una adozione alla variante dello strumento urbanistico che prevederà appunto questo ampliamento del cimitero. E qui noi durante la fase di gara inizialmente l'azienda ci aveva proposto solo e esclusivamente la costruzione di un forno crematorio. Noi, perché ben sapete che abbiamo quasi esaurito i posti del colombario comunale, quindi abbiamo preteso che inserissero all'interno un colombario all'interno del cimitero vecchio. Individuammo l'area nell'ex magazzino con il relativo adiacente ossaio e lì abbiamo previsto una costruzione di un
di un colombario su tre livelli, piano terra, primo piano e secondo piano, con il corpo scala e ascensore separato con i corridoi di collegamento. All'interno della gara, come proposta migliorativa, ce n'è stato proposto anche un altro, quindi ci verrà, in un'altra area ci verranno altri 60 posti che faranno sempre logicamente a costo zero per il comune di Faggiano, e il restauro completo delle due ex camere mortuarie situate nel cimitero vecchio. E niente, questo. Angela, vuoi? Migliorativa, sì. Allora, l'abbiamo sviscerato il progetto in commissione, l'abbiamo visto. Io poi volevo chiedere, ma la delibera poi viene mandata alla sezione urbanistica della regione? Sì, per forza. Dunque, poi ti avevo chiesto, in effetti, le ditte partecipanti erano state due. E in base a che cosa era stata scelta la ditta, diciamo, chi ha vinto? E mi avevate detto, appunto, in base alle condizioni migliorative, alle proposte migliorative che aveva fatto, che mi avevi spiegato tutto il rifacimento delle colombaie, dell'exossario. E poi, tra l'altro, il motivo dell'esclusione della seconda è stato un motivo amministrativo. Non avevano le documentazioni, perché lì comunque è richiesto, all'interno dei project è richiesto necessariamente un'esperienza nel settore che sia pluriennale. Questa società era una sorta di nuova costituente, quindi non aveva neanche le caratteristiche. Nella fase preliminare amministrativa è stata esclusa. Poi, verificando anche, perché abbiamo lo stesso verificato le proposte migliorative, non ci avevano proposto praticamente nulla, se non un piccolo ribasso sulla parte economica. Dunque, stasera noi votiamo la variante allo strumento urbanistico, dopodiché la ditta potrà iniziare a chiedere tutti i pareri. Sì. Questo. Una volta poi chiesto. Logicamente tutti i pareri, per quanto riguarda i progetti, i pareri strettamente tecnici, tipo ARPA, quella lì chiederà direttamente l'azienda. Questo che è un parere di adozione di variante allo strumento urbanistico deve essere chiesto necessariamente dall'ente. Sì. E poi sarà pure depositato il progetto presso la segreteria in modo che i cittadini ne prendano visione? Sì. Non ricordo, se non erro, fino a almeno un mese fa nella sezione bandi di gara c'era tutto depositato. C'era depositato. Sì. Mancava solamente la proposta migliorativa che verrà inserita, perché se non l'approvavamo non può inserirlo. Però per quanto riguarda il forno crematorio è tutto depositato. Sì, e poi ho visto anche le agevolazioni, le agevolazioni che ci saranno per i cittadini di Faggiano. Sì, se ci utilizzeranno. Sarà lo sconto del 50% sulla tariffa di cremazione. Vabbè, insomma. E poi la percentuale che era base di gara, che se non erro era del 10% dell'introito che andava al comune per quanto riguarda le cremazioni, è salita al 12%, e poi intorno al 35% dell'introito dei loculi verrà versato sempre nelle casse. Tempi di previsione? Saranno un po' più lunghi. Purtroppo la burocrazia la conosciamo tutti, più che altro sono proprio i tempi per i pareri tecnici, perché l'azienda è un'azienda molto molto seria, come avete ben visto, ha 9 tecnici a firma il progetto, ognuno è del settore. Sì. Oggi proprio abbiamo avuto un altro incontro per la definizione di qualche piccolo chiarimento sui passaggi da seguire proprio per i pareri. Sono persone veramente professionali, quindi dipende poi dagli enti che esprimeranno questi pareri. Speriamo a breve. Vabbè, è un progetto completo comunque che permette al comune di dotarsi, di ammodernare il nostro cimitero, e anche perché, come diceva Alfredo, sono terminati purtroppo i loculi, quindi era opportuno dotarsi di nuovi. E poi comunque prevede anche questo forno crematorio, che in Puglia mi pare ce ne sia soltanto uno, quindi nella zona bassa eravamo sprovvisti, e quindi potremmo diventare un punto di riferimento anche se... No,
Mi veniva in mente, ma è stato anche previsto per quanto riguarda gli animali? No, per legge il forno crematorio per animali non può essere all'interno del cimitero. Deve essere una struttura separata al di fuori, non può... Non si possono mischiare. No, anche il regolamento per quanto riguarda il cimiteriale, cioè della regione come Faggiano, non ce l'ha un regolamento. Sì, ce l'abbiamo, è datato, ma ce l'abbiamo. Però è datato, non è stato mai. Il regolamento cimiteriale abbiamo appunto aspettato fino adesso, perché con la costruzione del forno crematorio nel 2014 il governo Vendola scrisse le linee guida per i regolamenti regionali che noi non abbiamo ancora adottato. Abbiamo preferito far passare un po' di tempo proprio perché dall'interno del regolamento inseriremo anche tutto il regolamento che riguarda le cremazioni, che sono contemplate comunque come linee guida nel regolamento regionale. Se non erro di gennaio 2014, una cosa sì, del genere. Ce l'avevo. Sì, quello nostro è abbastanza vetusto. È datato. Vabbè. Volevo giusto aggiungere che dal parcheggio del forno crematorio sono previsti gli ingressi nel cimitero nostro, quindi pertanto si potrà utilizzare benissimo il parcheggio del forno crematorio. E in più volevo avvisare, ovviamente abbiamo visto tutti quanti, abbiamo già fatto 10 loculi perché come diceva l'assessore Vergine eravamo rimasti senza, quindi abbiamo provveduto a farne 10. Quindi per poter stare tranquilli in attesa che non avvenga, non inizino i lavori. Possiamo passare alla votazione? Favorevoli 13. Per la immediata esecutività? Come sopra. Sempre favorevoli 13. Il punto numero 6, la monetizzazione di aree a parcheggio, questo lo ritiriamo perché siccome l'ufficio non ha fatto in tempo a fare il regolamento, anche perché ve lo dobbiamo sviscerare in commissione, vediamo di portarlo poi nel prossimo regolamento, che nel piano casa è previsto anche la monetizzazione dei lavori da fare. Quindi facciamo un unico regolamento che prevede sia il piano casa che questa cosa qua. Punto numero, se siamo d'accordo, dal 7, 8, 9, 10, 11 e 12, l'assessore Fragnelli fa un unico discorso e poi approviamo i punti uno alla volta. Se siamo d'accordo. Prima che iniziamo a parlare di IMU, io avevo chiesto come tari praticamente se si scomputava gli esercenti che erano stati chiusi durante il periodo del Covid. Una percentuale ad alcuni è stato dato il suolo pubblico gratuito e invece tipo i parrucchieri, le mercerie, i negozi di oggettistica è stato scomputato qualcosa? Come ho detto in occasione dell'altro quando facciamo il rendiconto, se non ricordo male, noi abbiamo quest'anno inviato a tutti i cittadini, comprese le attività produttive, attività commerciali, il 75% dell'intera somma della bolletta, proprio in virtù del fatto che volevamo avere contezza di quanto dobbiamo sottrarre a quelle attività che sono rimaste chiuse, anche perché ci sono attività che hanno rispettato la chiusura di un mese, chi due mesi, chi tre mesi, quindi in base al periodo di chiusura dobbiamo fare degli sconti. Stiamo aspettando di avere contezza di quello che dobbiamo fare, senza fare, sai, numeri 10, 15, 20, vediamo quanto fare, cosa ci dice lo Stato anche, e metteremo in campo tutte quelle. Per i cittadini la somma rimarrà invariata come l'anno scorso, però quelle attività che hanno subito il Covid ci saranno degli sgravi. Buonasera. Tra i punti all'ordine del giorno questo consiglio, prima propedeutiche all'approvazione del bilancio, abbiamo la determinazione delle tariffe, tra cui l'IMU. Quest'anno vi è la novità della nuova IMU
e pertanto portiamo anche come punto all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento, del nuovo regolamento per la nuova IMU. Sostanzialmente non è cambiato nulla, perché è soltanto scomparsa la TASI dalla IUC che avevano istituito nel 2014, è un modo alternativo per mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Si sono inventati una nuova imposta, la TASI, sui servizi indivisibili, e per sottrarre risorse di trasferimenti. Che faccio? Fatto. No, no, adesso è rosso, vediamo se dà i numeri di nuovo. E, no, si è spento. Forte e chiaro? E quindi dicevo, la TASI che è scomparsa dalla IUC, istituita nel 2014, si sono inventati questa nuova imposta per mettere le mani nelle tasche dei cittadini, perché lo Stato desse meno compartecipazione ai comuni e perché insomma il costo dello Stato lo facesse il cittadino. Adesso è scomparsa anche la TASI, ma soltanto di nome, perché di fatto è stata inglobata nell'IMU. Quindi i cittadini sono chiamati, quando pagano l'IMU, a pagare la somma di quello che l'anno scorso hanno pagato come IMU e come TASI, però con un solo F24, con un solo codice. Quindi sostanzialmente non è cambiato nulla, pur avendo insomma, quest'anno la possibilità di avvalersi della leva fiscale, di aumentare le aliquote, ma abbiamo lasciato la situazione inalterata perché già è difficile di per sé, quindi non volevamo insomma ulteriormente peggiorare la situazione economica, e quindi nella nuova IMU si ingloba la vecchia TASI. Abbiamo adottato un nuovo regolamento, perché così diceva la normativa nazionale, e viene riproposta la possibilità di concedere in comodato d'uso gratuito i canoni, la prima casa ai figli, soltanto padre e figli, con un abbattimento della detrazione, con un abbattimento della base imponibile del 50%, e abbiamo previsto la possibilità di far equivalere come prima casa anche le abitazioni degli anziani o dei disabili ricoverati in struttura, quindi tutti quegli anziani che sono in struttura, ricovero sanitario nazionale e quindi non possono godere dell'abitazione principale, ci siamo avvalsi insomma di questa facoltà di equiparare anche in caso in cui la residenza non ce l'abbiano più presso il proprio domicilio. Per quanto riguarda invece l'addizionale IRPEF, anche questa rimane invariata, non vi è nessuna variazione, e l'altra proposta all'ordine del giorno è quella invece del fondo crediti di dubbia esigibilità, e qui per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità sono due i momenti cardini di applicazione del fondo crediti, quello del rendiconto che abbiamo visto allo scorso consiglio e in sede di bilancio, quindi questo nemico che è il fondo crediti non fa che sottrarre le risorse ai comuni in due appuntamenti, le sottrae in fase di programmazione e le sottrae anche in fase di distribuzione del risultato a vantaggio dei cittadini, ma questa è la normativa. Stasera approviamo il bilancio di previsione 2020-22. Abbiamo detto più volte che il bilancio è il documento di programmazione più importante per il comune, e abbiamo avuto modo anche di presentarlo in un'assemblea pubblica la settimana scorsa per presentare il bilancio ai cittadini. Abbiamo anche stampato degli opuscoli che insomma sono disponibili anche online sul nostro sito, dove presentiamo in maniera semplificata, in breve, i numeri del nostro bilancio. Anche quest'anno i bilanci hanno avuto un ritardo nell'approvazione come termini di scadenza.
perché i comuni che sono in difficoltà con la chiusura dei bilanci hanno chiesto il rinvio della scadenza, in quanto vi è sempre la solita incertezza delle risorse. Quest'anno più che mai, perché si è abbattuta sulla nostra nazione, ma a livello mondiale, una grave epidemia che ha un po' stravolto quella che sono le nostre abitudini e soprattutto ha messo in ginocchio l'economia. Per quanto riguarda i comuni, saranno molto penalizzati anche i comuni che sono il motore dell'economia locale, i comuni che sono le autonomie a contatto con i cittadini, la prima frontiera per i cittadini. I comuni sono quelli che erogano i servizi, e se un comune non ha le entrate, per quest'anno si prevede, l'Associazione Nazionale dei Comuni ha stimato una perdita di entrate soltanto per i comuni pari a 8 miliardi di euro per mancato gettito per via di questa contrazione economica. Se non ci sono gli incassi da parte del comune, è difficile erogare quei servizi essenziali. Parlo per esempio della raccolta di rifiuti, ma anche dello sportello degli uffici, la polizia locale, il controllo del territorio, tutti i servizi che magari non si vedono ma che sono scontati, ma che hanno insomma un loro valore, un loro costo. Pertanto nel primo decreto, nel rilancio, sono stati stanziati a favore dei comuni già i primi 3 miliardi di euro. Si attende la manovra dell'estate, in cui si presume si è chiesto che siano stanziati ulteriori 3 miliardi di euro, ma già nelle prime trattative si sente dire che siccome sono stati concessi dei risparmi, tipo la rinegoziazione dei mutui, probabilmente questi 3 miliardi scenderanno a 1,5 miliardi. E si è chiuso sicuramente il capitolo della Tari, come la compensazione Tari a scapito dei comuni. Non è stata finanziata la compensazione per il mancato gettito, che è stato quello che dicevi prima, Angela, per il lockdown delle aziende. Cioè, in un primo momento l'authority ci ha detto: fate lo sconto alle aziende che sono rimaste chiuse, però non ci ha detto come finanziare. Ad oggi ancora questa partita rimane non finanziata, e per i comuni rappresenta una spesa notevole, perché a fronte del servizio rifiuti ci sono dei costi certi per il servizio di raccolta rifiuti. Quindi il capitolo Tari rimane invariato. Faremo adesso, come aveva ricordato il sindaco, abbiamo mandato la bolletta al 75%, perché ci siamo avvalsi della facoltà del Cura Italia di adottare le stesse tariffe dell'anno scorso. Però non ci sottraiamo purtroppo dalla normativa, che entro il 31 dicembre, a meno che non si riesca a spuntare, come ci auguriamo, un nuovo rinvio, entro il 31 dicembre dobbiamo adottare il nuovo PEF. E il nuovo PEF sarà sicuramente peggiorativo per i comuni. Noi abbiamo preso le distanze da questa nuova determinazione delle tariffe, abbiamo aderito a una class action contro ARERA, che ha stravolto un po' quella che è la normativa, ha previsto queste riduzioni ma non le ha finanziate, e dall'ultima delibera che ARERA ha deliberato, pare che queste riduzioni del lockdown per le aziende che sono state chiuse devono essere ribaltate a tutti gli altri cittadini. Quindi tutti gli altri, le famiglie che già insomma non navigano in queste buone acque, si vedranno spalmate nel corso dei 3 anni quella spesa che è stata tolta, scomputata a causa del lockdown alle attività produttive. Quindi questo è un po' lo scenario, queste sono le linee guida che l'authority emana. Dice sì, va bene, ok, gli esercizi sono stati chiusi, fate gli sconti e prendeteveli dagli altri, dai cittadini. Quindi per questo penso che il piano finanziario sarà presumibilmente peggiorativo, e ci auguriamo che venga un attimo rivisto. Sono state invece individuate le risorse per la tassa di soggiorno, per la ristorazione, per gli impianti di ristorazione, gli stabilimenti balneari, per gli alberghi, ma evidentemente il governo non ha concesso questa partita per la Tari, che magari avrebbe un attimino perequato un po' tutti e calmierato un po' tutti i comuni, mentre la tassa di soggiorno e il ristoro IMU per gli impianti balneari, piuttosto che per i grandi alberghi,
è un ristoro per qualche comune a vocazione turistica, quella della tassa rifiuti avrebbe colpito trasversalmente tutto il territorio nazionale. Però non escludiamo che magari nel tempo si possa continuare a sortire qualche altro risultato. La stessa cosa è accaduto anche per il fondo crediti. Quest'anno il fondo crediti, come una sciabola, si attesta sul 95% del suo importo, l'anno prossimo arriverà al 100%, quindi significa che soltanto al nostro bilancio sottrae risorse per 562.000 euro, quindi significa che il nostro bilancio non può usare 562.000 euro per servizi di ritorno al vantaggio del cittadino, perché la normativa impone questi vincoli, e purtroppo neanche in una situazione pandemica e di emergenza eccezionale come questa il legislatore ha pensato di allentare, calmierare un po' queste risorse, e insomma per permettere una perequazione, allentare un po' la presa. Quindi queste sono ancora le partite aperte che abbiamo per quanto riguarda la compensazione. In questi giorni si parla ancora di compensazione, vediamo cosa ne verrà fuori. Quindi dicevo, il bilancio ha subito degli slittamenti di scadenza. Noi eravamo già pronti con il bilancio in aprile, ma il lockdown purtroppo non ha permesso tutto questo, e quindi nonostante però i comuni abbiano la possibilità di approvare il bilancio il 30 settembre, stiamo cercando di anticipare questa puntata, che è importantissima per il comune, per mettere di nuovo in moto l'economia del comune, che poi alla fine riparte dagli investimenti, anche se devo ammettere che insomma gli uffici non sono stati per niente fermi, anzi si sono portati molto avanti con il lavoro e nelle procedure di gara, anche se erano sospese, però hanno fatto tutto il lavoro dietro le quinte per permettere poi insomma una riapertura, una ripresa accelerata. È un bilancio anche quest'anno che è equilibrato, che nonostante la scarsità delle risorse che si andrà a registrare a danno dei comuni per il mancato gettito, riesce a finanziare tutte le spese, tutti gli interventi di un bilancio comunale, e pur tenendo sempre a mente quelli che sono gli adempimenti, i vincoli di finanza pubblica. Dicevo prima, no, che soltanto il fondo crediti di dubbia esigibilità sottrae 560.000 euro, poi abbiamo il fondo rischi contenzioso, poi abbiamo il fondo di riserva, tanti piccoli vincoli che il legislatore impone per motivi di prudenza, ma che di fatto sottraggono risorse agli enti. Tuttavia però quest'anno siamo riusciti, anche grazie alla situazione, a una solida situazione che ci portiamo dietro negli anni. Ricordava il sindaco, abbiamo approvato il rendiconto il mese scorso, nuovamente in avanzo di amministrazione, quindi siamo riusciti tranquillamente a fare fronte alla chiusura di un bilancio che finanzia tutte le spese previste. Mi riferisco al welfare, sia per quanto riguarda le famiglie in difficoltà dal punto di vista reddituale, piuttosto che misure rivolte agli anziani o ai minori. È un bilancio che punta anche sulla tutela del patrimonio. Ricordava il sindaco, abbiamo stipulato una convenzione con le guardie zoofile per il controllo e la tutela del nostro territorio, per evitare l'abbandono dei rifiuti e per controllare il nostro territorio, che è abbastanza esteso. Adesso con l'acquisizione della Pineta gli oneri aumentano. È un bilancio che punta anche alle politiche di tutela a favore degli animali. E infatti punta di diamante quest'anno sono le diverse convenzioni che sono state stipulate con i canili sanitari per il ricovero dei cani, la sterilizzazione e tutto un programma di interventi di microcippatura, di sensibilizzazione, di educazione, volto insomma a recuperare i cani che sono in canile, anche quelli i cani di proprietà. È un bilancio che si finanzia, abbiamo finanziato le manifestazioni
che teniamo nel corso di tutto l'anno, che purtroppo probabilmente non tutte per i motivi dell'emergenza sanitaria saranno svolte, ma che quando eravamo in corso di redazione di bilancio abbiamo comunque lasciato nel novero delle spese, perché non sapevamo ancora come sarebbe stata la disciplina delle attività, delle manifestazioni. Quindi qualora la situazione dovesse migliorare, siamo pronti eventualmente a una stagione, una kermesse autunnale. È un bilancio ricco di opere pubbliche. Io ho dovuto segnarle perché sono veramente tante: i lavori già avviati e i lavori in via di nuovo avvio di esecuzione. Ricordo ormai l'affidamento e i lavori che inizieranno a breve del centro comunale di raccolta, la ex isola ecologica. Ricordava il sindaco la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali, l'ammodernamento degli arredi, non soltanto quelli previsti adesso dal Covid, ma avevamo già previsto l'ammodernamento degli arredi scolastici, delle varie suppellettili, l'ammodernamento del parco giochi con il rifacimento della recinzione, della pavimentazione, dei giochini. Il completamento, abbiamo già parlato, del plesso Granata, l'efficientamento energetico dell'area, della zona cimiteriale, così come della casa comunale con i pannelli fotovoltaici e della zona industriale con l'insediamento di nuove tecnologie, la sostituzione dei pali con la nuova tecnologia LED, e anche della strada del presepe con luce a tecnologia LED. Abbiamo previsto anche una stazione elettrica con punti di ricarica sempre nell'area antistante la zona cimiteriale per le biciclette a pedalata assistita, che sono anche qui alla zona davanti il comune, mi diceva Alfredo. E abbiamo fatto degli ordini prima del periodo del lockdown, purtroppo sono ancora bloccati per via del rallentamento. Arriveranno delle biciclette a pedalata assistita e biciclette invece a pedalata muscolare nell'ottica della nuova rivisitazione del nostro centro per effettuare un'economia green, un paese green, anche in vista dell'ampliamento della pista ciclabile che vedrà la sua prosecuzione verso il versante mare, e anche in vista poi dell'acquisizione del Dosso Collinare e quindi per rivivere il nostro polmone. E il progetto delle acque reflue, e tra i progetti in corso invece, quelli da avviare, c'è il restauro della ex sede municipale, è stato finanziato, proprio notizia di qualche giorno fa, e abbiamo ricevuto il finanziamento per il tenso statico di Via Collina per un impianto di paddle e di beach volley con partecipazione comunale, finanziamento con partecipazione. Abbiamo previsto la rinaturalizzazione e la bonifica dell'area pinetata, la prosecuzione della pista ciclabile, la rigenerazione urbana del centro di San Crispieri e poi tante piccole altre opere di cui abbiamo presentato i progetti, che sono stati già esposti nella delibera delle opere pubbliche. Quindi veramente un bilancio ricco anche quest'anno, nonostante i rallentamenti che la pandemia ha comportato. Un bilancio che riesce a finanziare tutti questi servizi non apportando alcun aumento tariffario. Dicevo prima che da quest'anno i comuni si possono riavvalere della leva fiscale, pertanto possono prevedere degli aumenti, ma nulla è stato fatto a tal proposito per quanto riguarda l'IMU, per quanto riguarda l'addizionale comunale, i servizi a domanda individuale, la mensa e il trasporto scolastico. Anzi, abbiamo già ricordato più volte che la percentuale di copertura dei servizi mensa scolastica e trasporto scolastico
sono davvero bassi da parte del cittadino, dell'utente. E più volte, da un lato abbiamo la Corte dei Conti che ci ricorda che abbiamo l'obbligo della copertura almeno in una quota minima, e dall'altro lato abbiamo i revisori che si complimentano con il Comune perché riesce ad erogare dei servizi di eccellente qualità ad un tasso di rendimento pari quasi a zero. Quindi il capitolo invece della Tari rimane aperto, siamo più cauti per le motivazioni che prima ho dato, però ci auguriamo insomma che la normativa non comporti nessuna variazione. Non ho concluso ancora. Per quanto riguarda invece il lato tecnico, come il bilancio chiude con in perfetto equilibrio finanziario, sono rispettati gli equilibri e il pareggio di bilancio, i vincoli di finanza pubblica nuovi che sono stati introdotti con un decreto ministeriale del 2019, quindi con i nuovi equilibri di bilancio, ha naturalmente dotato di un fondo di riserva superiore al livello minimo, sono rispettati i livelli di indebitamento e così come vengono soddisfatti i parametri deficitari e gli equilibri di bilancio sia in conto capitale che in conto competenza vengono rispettati. Viene portata l'altra proposta all'ordine del giorno, e quella invece relativamente ai debiti fuori bilancio della polizia locale per un totale di 1.200 euro. Ok. Vai Angela. Si parlava del Dosso Collinare, acquisizione Pineta, ma è stata acquisita, mancava la firma, poi per il Covid, adesso è stato fatto? Era questa una. Poi, per quanto riguarda le somme previste per i parchi giochi, per il completamento, è previsto anche quello sulla strada di San Crispieri, attrezzare un parco giochi sulla piazzetta che sta sulla strada di San Crispieri? Poi, tra tutti gli arredi che avete messo in previsione, come mai non è stato messo in previsione neanche quest'anno un climatizzatore qua dentro e due tende alle finestre anche degli uffici perché non si può entrare, che c'è il sole? Cioè un cittadino, non dico noi che comunque siamo abituati a soffrire oramai, ma anche i cittadini quando entrano negli uffici, il sole di fronte, il caldo, negli uffici le tende non è che sono state proprio, vanno modificate in base anche alle nuove normative, anche per quello ci sono le nuove normative. E poi una cosa che volevo chiedere, il servizio pulmino quest'anno come sarà svolto? Non sono stati aumentati, non c'è stato nessun aumento, ma come sarà svolto dato che i bambini devono essere di meno sul pulmino? Queste sono tutte le domande. Mi dicevi qualcosa sul punto 7? Ok. Allora, Alfred, giochi. Allora, come già avevamo previsto l'anno scorso, poi per motivi ben noti, motivi elettorali, non abbiamo portato più a compimento queste opere del parco giochi. Noi abbiamo dei residui della Cassa Depositi e Prestiti, che avanziamo soldi, ce ne scordiamo pure di chiedere i soldi che avanziamo. E con quei soldi lì dovremo completare i giochi a Piazza Aldo Moro, proprio ora stavo preparando la delibera, i giochi a Piazza Aldo Moro con la relativa pavimentazione e l'acquisto di vari giochi che prevederemo in vari spazi sulla villa per San Crispieri, ad esempio verrà potenziata sulla parte destra, la parte dell'atletica, dove ci sono quelle, invece sulla parte sinistra dove c'era l'alberello. Il mio albero. Lì verranno impiantati i giochi per i bambini. Abbiamo previsto anche l'installazione di panchine
è il verde pubblico. E in via Salgari cosa è stato previsto? No, via Salgari a livello di giochi è pronta via Salgari. L'unica cosa che stiamo attendendo, che non ad oggi è chiusa, un perché... regolamento d'accesso? No, praticamente è stata vandalizzata la pubblica illuminazione, quindi abbiamo già fatto l'impegno di spesa che forse di gennaio è stato forse sicuramente anche pure pagato, però come ben sappiamo le ditte hanno rallentato i lavori, dovrebbero comunque, prima di Ferragosto mi hanno garantito che monteremo una torre faro che andrà a eliminare tutti quei paletti, perché come facemmo qui intorno alla sede comunale, il problema dei piccoli pali è che si divertono, purtroppo ci sono i vandali, a rompere le lampadine, poi essendo lampadine abbastanza fragili, basta scuotere il palo e la lampadina si fulmina sempre. Loro, per rimanere al buio, si fulminano sempre tutte le lampadine. Invece abbiamo previsto una torre faro che, con una fondazione come quella che abbiamo messo nella villetta qui sopra, praticamente, con vari fari che da un unico punto illumina tutta piazzetta, e quello è impossibile da rompere, anche perché è alta 8 metri, una cosa del genere. Ma qui sono stati presi provvedimenti per non far andare più solamente i cani sulla piazzetta qua sopra? Stiamo provvedendo con le guardie zoofile, come diceva pure Biera prima, abbiamo iniziato anche questo percorso per cercare di andare a beccare. Abbiamo installato tra l'altro tutti che prima non avevamo, avevamo solo in qualche punto, ora abbiamo forse triplicato i raccoglitori delle infezioni canine con gli appositi portaguanti. E invece, per quanto riguarda la piazzetta Aldomoro, hai detto che la pavimentazione, sì. Ma la pavimentazione non era stata rifatta già? No, l'anno scorso furono messe solamente delle toppe a ricoprire i buchi, fu fatta solo la fascia di contenimento, quella in cemento, perché con la pavimentazione colata che andremo a fare, che è diversa da quella a mattoni, necessita per forza di una struttura di cemento che la contenga, altrimenti non ha una base. Anche per i tacchi delle mamme. Che soprattutto per quello, perché le panchine nuove con i tacchi stanno sul cemento. Alfredo, ci ricordi quanto costa la pavimentazione del Parco Aldomoro, Parco Giochi Aldomoro? Proprio notizia di... avanti ieri, no, di ieri mattina, ci è arrivato un preventivo che più o meno era previsto una spesa di 70.000 euro. Quanto dici? Di 70. Ora siamo arrivati... Solo la pavimentazione, è colata ora unica. Siamo arrivati a 35, tira e molla, tira e molla. E totale quanto ammonta il costo del parco giochi? Noi avevamo preventivato un 100.000 euro, invece siamo scesi intorno ai 65. Con il Covid ti hanno fatto lo sconto. Hanno fatto lo sconto. Hanno fatto lo sconto. Diciamo che il nostro parco giochi di Piazza Aldomoro attira parecchi bambini anche di fuori paese. Perché, ma su questo io non ho dubbi. È un punto abbastanza e mantenuto sempre bene. Quindi... Ecco perché faccio sempre le domande tecniche. Quindi una colata unica per le mamme. E per altro mio. Non so che cosa vuol dire la colata unica. Nel senso che adesso vedi i quadrati, no? Da 40-40. Col caldo e col freddo tendono ad allargarsi e quindi danno qualche problema. Ci sarà invece una colata unica, come se non fossero mattoni, ma come fosse una lastra di marmo unica. E in più sarà tutto anche più bella esteticamente, perché vengono fatti dei disegni con diversi colori. Sì, con i giochini nuovi. Invece volevo chiedere, per quanto riguarda gli anziani, praticamente chi va in case di case di riposo, nelle strutture residenziali, ma loro hanno il domicilio lì, la residenza rimane sempre. Forse mi sono... Ecco, perché non si può spostare la residenza. No, la residenza rimane al comune, io forse ho detto il contrario, mi sono resa conto. Il domicilio è presso la residenza, la casa di riposo, e la residenza rimane qua. Ovviamente devono fare domanda, perché per godere di queste agevolazioni è sempre necessario che l'utente faccia la denuncia, una richiesta all'ufficio tributi, che diversamente non potrebbe sapere se il cittadino è allettato a casa piuttosto che in una casa di riposo. A posto. Lo scuola bus, vero? Per lo scuola bus. Due settimane fa Mino Carrieri ha portato lo scuola bus presso un'assistenza Iveco a Torre Santa Susanna, perché pare che
ci sia una prescrizione importante relativamente al posto di guida, alla seduta dell'autista, che prevede un pannello non in plexiglass ma in un materiale specifico per separare l'autista dai passeggeri, dei ragazzi. Invece per gli assistenti no, benché ci sia un problema perché quello scuolabus non ha la portiera per l'autista, ma esce da un unico ingresso, da un'unica porta, entrano ed escono tutti quanti. Stiamo valutando l'ipotesi di mettere un sanificatore d'aria a raggi ultravioletti che ricicla l'aria all'interno, la purifica e la rimanda ovviamente all'interno dello scuolabus qualora ce ne fosse bisogno. Per quanto riguarda i posti a sedere, attualmente lo scuolabus gode di 44 seggiolini. Laddove si dovesse presentare la possibilità, la necessità, meglio dire, di dimezzare i passeggeri, ovviamente la priorità resta a chi abita in una zona più disagiata, guarda le periferie, San Crispieri, zona industriale, compatibilmente anche con il discorso che diceva il sindaco di spostare due classi dell'infanzia giù, quindi percorsi diversi e quant'altro, insomma. Quindi questa la valuteremo ovviamente più avanti. Per tutto il resto è quello che vi ho detto. Per quanto riguarda invece la Pineta, mi sono sentito oggi con l'avvocato Tagariello, perché noi avevamo chiesto delle maggiori sicurezze per quanto riguarda il fatto che là ci sono tanti creditori sul dosso collinare. Quindi, essendo un fallimento, noi non vogliamo che possa accadere qualcosa di qualche sorpresa. Quindi abbiamo chiesto all'avvocato Tagariello di essere assistiti da un notaio. Proprio oggi mi ha detto l'avvocato che il notaio sta in ferie, rientrerà una decina di giorni, e dobbiamo sederci intorno a un tavolo, il segretario comunale, l'ufficio tecnico, noi amministratori, per avere certezza del fatto che nessuno, dopo l'acquisizione dell'area pinetata, possa vantare crediti da parte del comune. Quindi è un passaggio molto, ma molto delicato, e stiamo andando con i piedi di piombo. Credo che la passerella, Angela, è dopo 40 anni di curatela fallimentare, riuscire ad ottenere un'area così importante per il comune di Faggiano, un'area che oggi sono io il sindaco, siamo noi gli amministratori, tutti, stiamo facendo un passaggio. Quello significa il futuro del nostro paese, significa sviluppo, significa turismo. Noi abbiamo presentato un progetto adesso per quanto riguarda l'area pinetata, il dosso collinare, che ha visto la richiesta da parte del Ministero, del sottosegretario al Ministero, per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo, di far conoscere quali possono essere quelle aree che di attrattiva per il turismo, perché i giochi del Mediterraneo significheranno tante, tante persone. Quindi abbiamo noi, come sapete, abbiamo un progetto, una sorta di patto, di convenzione tra Faggiano, Lizzano, Rocca e Taranto e San Giorgio per il parco naturale Monte d'Oro. Quindi insieme abbiamo mandato questi progetti dove vede piste ciclabili, quindi credo che rappresenti il futuro non solo di Faggiano, ma il futuro di questa intera area. L'intento nostro, ma l'intento proprio della Comunità Europea e del governo attuale, è quello di creare quegli spostamenti tra il mare e l'entroterra con delle piste ciclabili. Quindi questo è il grande lavoro che stiamo facendo. Ci auguriamo. Gli adempimenti burocratici, già che uno si deve comprare una casa, e sono insomma i tempi tecnici tra la banca, il mutuo, il notaio, la stipula, se ne va tanto tempo. Figuriamoci per un elemento di questa portata. I tribunali sono stati chiusi, il Covid, abbiamo aspettato 40 anni questo fallimento e adesso dobbiamo fare le cose per bene, per un ritorno sgombro da ogni peso e vincoli per la comunità. No. Vabbè, ma si può andare a correre però in Pineta già, si può già andare a correre in Pineta, non è un problema, dico, non aspettiamo. No, è nostra, è nostra. Pensa che abbiamo... A costo zero.
Abbiamo i soldi già da quando è stata fatta la passerella che tu dici. La regione ci ha dato accreditato i soldi. Abbiamo i soldi nella noi. Quindi questo voglio dire già, voglio dire, anzi va, un plauso alla regione. I soldi sono al sicuro. Per averci dato la possibilità di... L'indennizzo veramente, più che i soldi, l'indennizzo che spetta. Prima di passare ai punti, ci sono altri interventi, Angela, va bene così? Possiamo passare? Volevo dire che per me particolarmente rappresenta un punto di orgoglio approvare un bilancio mantenendo inalterate tutte le i servizi a domanda individuale, l'IMU, la Tari. Questo va dato atto sicuramente al grande lavoro che facciamo noi amministratori, ma soprattutto agli uffici. Quindi è una cosa che non è che si riesce a trovare in tanti altri comuni, ma non per fare populismo, ma noi grazie al passato riusciamo oggi ad avere anche questi risultati. Sono un po' dispiaciuto soprattutto per gli anziani e per i bambini, che reputo le cure termali e le colonie per i bambini una cosa molto ma molto importante. Sono rimasto proprio sbalordito, come sapete io vado tutti gli anni soprattutto a trovare i bambini e vedere un bambino piccolo che fa la differenza, gli indumenti puliti da quelli sporchi, cose che a casa invece arriva e butta dappertutto tutto a terra, è una cosa molto ma molto educativa. Quindi veramente è un punto di orgoglio per me, quindi ringrazio veramente di cuore gli amministratori e gli uffici comunali. Naturalmente, prima di passare a votare i punti, voglio augurarvi buone vacanze a tutti quanti, con l'auspicio che a settembre si possa parlare sempre meno di Covid e casomai iniziare a parlare o iniziare a fare il vaccino. Passiamo allora alla votazione del punto numero 7, approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, IMU. Favorevoli? 13. Immediata esecutività, come sopra. Punto numero 8, riconoscimento di legittimità e debiti fuori bilancio, polizia locale. Favorevoli? 9. Contrari? No, contrari? 3 contrari? Un astenuto. Come sopra? Favorevoli 9, 3 contrari, un astenuto. Punto numero 9, determinazione aliquote per l'anno 2020 dell'IMU. Favorevoli? 12? 12. Uguale. Punto numero 10, determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale. Favorevoli? Angela, l'IRPEF. Favorevoli? Favorevoli 13? No, 12. 12 sono favorevoli. Un astenuto bambino. Per l'immediata esecutività, per favore, la sua salutazione. Come sopra. Punto numero 11, determinazione fondo crediti di dubbia esigibilità per il bilancio di previsione 2020-2022. Favorevoli? 9. Contrari? 3. Astenuti? 1. Immediata esecutività? Come sopra. Punto numero 12, approvazione bilancio di previsione 2020-2022. Favorevoli? 9. Bilancio 9, contrari 3, astenuti 1, come sopra. No, va bene, grazie a tutti e buona serata.